eravamo già occupati di Rosario Livatino, il giudice assassinato dalla Stidda nel 1990 e beatificato ad Agrigento nel 2021. E ora torniamo ad occuparcene nuovamente per via del miracolo a lui attribuito. Una figura straordinaria, quella del giudice ragazzino morto ad appena 38 anni per il suo impegno cristiano che applicava anche al suo lavoro da magistrato, tanto da essere considerato martire della giustizia e della fede. È una signora molto semplice, è una signora con, io dico, un animo puro, una persona sempre sorridente, disponibile. Mi dispiace per le persone che non credono nei miracoli, perché io non riuscirei a capire la vita. È come riuscire a capire la vita senza il sole, anche la notte, la luna, le stelle, ma senza una luce. Rosario Angelo Livatino è entrato nella mia vita nel momento più difficile della malattia grave che mi era stata diagnosticata nel 93. Questa signora che vedete si chiama Elena Valdetara Canale. Noi siamo andati da lei in provincia di Pavese perché ha una storia molto particolare da raccontarci. Infatti lei è la protagonista del presunto miracolo attribuito proprio all'intercessione del giovane magistrato. Con i figli ancora tutti minori, in particolare i più piccoli, già i primi due adottivi che avevano bisogno delle cure speciali. E in quel momento dovevo prendere una decisione, perché i medici premevano perché io entrassi in ospedale, la diagnosi di linfoma di Hodgkin, la leucemia dell'apparato linfatico, e parlo quindi più di praticamente 28 anni fa, perché la guarigione risale a 25, quindi 28 anni fa, e le cure erano molto pesanti. Era nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì, in provincia di Agrigento, e dal 1989 si era occupato soprattutto delle misure di prevenzione, cioè di provvedimenti di restrizione della libertà o di confisca di beni effettuati per contrastare la criminalità organizzata. Livatino era noto per essere un magistrato con un forte spirito religioso. Cosa vuol dire un giudice come Livatino ucciso in odium fidei? La morte di Livatino è una morte che sa di storia di mafia e storia di fede. Codice e Vangelo. Rosario Livatino ogni mattina, prima di entrare in tribunale ad Agrigento, andava a pregare nella vicina chiesa di San Giuseppe. Di carattere discreto e riservato, non amava il palcoscenico, ma non viveva da recluso né nascondeva le proprie idee. Si laurea a soli 22 anni in giurisprudenza con il massimo dei voti. Poi vince il concorso da magistrato. Ecco cosa scrive il primo giorno di lavoro, ad appena 26 anni, sulla sua agenda. Che Dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige. Ho consultato vari ospedali, e tra cui il San Matteo di Pavia. Ho chiesto che probabilità avrei avuto e dice, loro hanno detto il 50%, sopportando queste cure pesanti, pesantissime allora, se il mio corpo potere vedere, dipendeva dalla stadiazione della malattia, e altrimenti mi sarei condannata a 6 mesi di autosufficienza, 1 anno e mezzo di vita al massimo. Però se io fossi entrata in ospedale l'avrei persa subito l'autosufficienza e mio marito avrebbe dovuto occuparsi di me, che avrei avuto bisogno di tutto, sarei rimasta invalida.
la prima diagnosi ospedaliera è stata a Reggio Emilia. Qui era sospetto Mommo Liocci, era qui è datato il 18 maggio del 93. Radioterapia organizzare per inizio agosto 96, 40 giorni di radioterapia in tutto il corpo prevista per gli ammalati terminali. 20 settembre 96, è la prima volta che ha scritto nessuna evidenza di malattia. Loro non scrivono mai, non possono scrivere guarigione miracolosa. Dovevo essere tenuta sotto controllo per 5 anni, però non c'era più nessun segno. Nel frattempo ho fatto anche le varie ecografie, gli esami, tutte esami del sangue, tutto quanto, gli esami del sangue erano a posto dopo che erano sballato tutto, a posto, e soprattutto qui c'era ancora, qui infatti dice 22 luglio 96, c'era ancora qualche piccola formazione, ma non sono evidenziabili le altre adenopatie precedentemente segnalate, ecco, e poi questa più completa del 26 novembre 96 dice che non c'era aorta addominale normale senza immagine di linfonodi satellite, neanche l'immagine riferibile al linfonodo in sede paraortica descritto al controllo del 22 luglio. Mi avevano misurato fino le ghiandole, ecografia al controllo del 96, niente, non c'era più niente, più aorta addominale normale, non si evidenzia, perché prima c'erano tante, poi c'era ancora quella lì alla aorta, non c'era più niente, più niente, più niente. Quindi è dalla fine di agosto che, tra l'altro, ho evidenziato, sono andata a guardare nella vita di Livatino, coincide con la sua cresima, comunque era un giorno in cui lui ha ricevuto il sacramento della cresima, alla fine d'agosto. Dunque, la signora Elena afferma di essere stata guarita nel 1996 da un linfoma di Hodgkin grazie ad un sogno, grazie all'intercessione del giudice Livatino. Nel 90 ho sentito parlare di lui ai telegiornali e senz'altro ho avuto compassione per questo giovane giudice assassinato dalla mafia. Viene ucciso in odio alla sua fede, creduta, vissuta, praticata, al punto tale che alcuni dei mafiosi lo chiamano uno scimunito, in senso di disprezzo, un bigotto, ma lui non è né uno scimunito né un bigotto, ha una fede semplice ma vera, genuina, incarnata quotidianamente. Sul suo tavolo abbiamo i codici civile e penale e la Bibbia. È un uomo che si nutre di fede. Non avevo anche conosciuto la persona integralmente come uomo, come cristiano, e quindi era stato, poi sono con questa diagnosi qui, il mio dilemma era quello, e non l'avevo, uno pensava semmai di rivolgersi a un santo, ma io questo, pur essendo andata a Lourdes, perché nel 93 delle persone amiche mi hanno offerto di al loro posto e insieme agli altri malati, così di andare a Lourdes, ma non ho avuto, non mi sono sentita di chiedere nessuna guarigione miracolosa per me, perché nel viaggio c'erano persone malate, anche più gravemente, bambini soprattutto, e quindi alla Madonna ho chiesto, proprio da madre a madre, da cuore a cuore direi, ho chiesto che mi desse il tempo. Nel 93 stesso, quando c'è stata la diagnosi di malattia, quando dovevo decidere questa cosa dopo il viaggio a Lourdes, io a novembre poi, nella settimana della festività di Tutti i Santi, andai presso un santuario, là presi la benedizione speciale per i malati. Nella notte seguente sognai questa persona di cui vidi distintamente il volto e poi
apparso in tutto e per tutto vestito di abiti sacerdotali, e guardandomi fisso negli occhi mi disse: la forza di guarigione è dentro di te. Quando la troverai riuscirai ad aiutare altri bambini, come se leggesse il desiderio del mio cuore. Poi in un altro spezzone del sogno mi fu fatto vedere, mi furono fatte vedere le nostre nozze d'argento che sarebbero stati nel 2000. La fede professata da Livatino, che si alimenta di sacra scrittura, di preghiera, di interiorizzazione del messaggio evangelico, che ci fa vedere un buon cristiano, è andata di pari passo, potremmo dire a braccetto, meravigliosamente, con il suo servizio civile di magistrato. Ottimo cittadino, ottimo magistrato, eccellente cristiano, appunto, da essere additato come esempio alle giovani generazioni. Subito si cominciò a parlare del fatto che il Rosario fosse un uomo di grande fede e che quindi si cominciava a pensare a un'idea di possibile processo di beatificazione. Le successive indagini chiarirono che Livatino fu ucciso da un comando della Stidda, da bande criminali agguerrite, senza regole né riti, cani sciolti, spesso giovanissimi, clan privi di strutture gerarchiche, capaci di contendere a Cosa Nostra il controllo di intere province come l'Agrigentino. Sono le Stidde, le Stelle, organizzazioni criminali protagoniste per anni di una cruente guerra con i corleonesi di Totorrina, che hanno fatto decine di morti. Ho incontrato in varie occasioni uno dei killer di Rosario Livatino, uno dei quattro uomini della Stidda che hanno formato il comando che ha ucciso Rosario Livatino. Ho incontrato Gaetano Puzzangaro di Palma di Montechiaro, all'epoca era poco più che ventenne, guidava la macchina, che spero no, quella di Rosario Livatino. E lui ha testimoniato anche per la causa di beatificazione. Ha fatto un percorso in carcere, affiancato dai cappellani, dalle suore, e ha voluto dare la sua testimonianza. Una cosa importante che mi ha molto colpito di Gaetano Puzzangaro è che dopo questo percorso si è reso conto che la fede di Livatino ha inciso talmente tanto nella sua vita, ha studiato, ha letto tutta la storia di Livatino, e la cosa che mi ha detto a un certo punto è stata quella mattina, quando noi dovevamo andare lì, che avevamo l'ordine di ucciderlo. Dice: dentro di me speravo che cambiasse strada o che non andasse al lavoro, perché non sapevamo neanche chi fosse quest'uomo. C'era stato detto che era un uomo che lavorava contro di noi e che favoriva altri, nostri rivali, e per questo andava ucciso. Cioè, ma io non sapevo niente di quest'uomo, non sapevo chi fosse, non sapevo che vita facesse, non sapevo realmente quali fossero le sue colpe. Però in una struttura verticistica come la mafia si eseguono degli ordini. Anche in punto di morte il giudice ragazzino ha continuato a parlare anche a uno dei suoi killer, Gaetano Puzzangaro, che in carcere si è pentito testimoniando per la causa di beatificazione, a partire dalle ultime parole di Livatino: cosa vi ho fatto? Picciotte, che male vi ho fatto, che vi ho fatto. È un'espressione che dice Michea, il profeta Michea. Ecco perché dico un'espressione biblica, profetica, bellissima. E quasi l'abbandono a una morte ingiusta. Non vi ho fatto nessun male, io ho fatto il mio dovere fino in fondo. Allora, morte violenta, l'odio di chi è anticristiano, di uno che vive cristianamente, una consapevole odiosità contro chi agisce cristianamente, vive cristianamente, e l'accettazione della morte. Fu
quando poi Livatino è stato beatificato l'anno appena passato, avrei voluto che anche i suoi genitori, Vincenzo e Rosalia, fossero ancora lì insieme a tutti noi sulla terra, però so che loro adesso sono nell'abbraccio celeste. Essere stati oggetto, per grazia di Dio, per l'intercessione di un beato e futuro santo, è un segno di Dio. Tutti i miracoli, anche quelli di Gesù nel Vangelo, sono segni di Dio, sono fatti a una persona ma non per lei, sono doni all'umanità perché creda nella vita eterna. Il martirio di Livatino stigmatizza l'assoluta e inequivocabile incompatibilità tra l'essere cristiano e appartenere a qualsiasi tipo di mafia. Questo è un concetto che la Chiesa ha sempre ribadito, e come non ricordare a questo proposito lo storico appello di Giovanni Paolo II. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Questo grido nasce dopo che Giovanni Paolo II ha incontrato i genitori di Livatino, gliel'aveva portato il vescovo. Per cui è un mio convincimento che il Papa fu turbato fortemente dalle lacrime della mamma e del papà, come stanno venendo a me. Per cui questo grido gli uscì dal cuore con tutta la forza di cui un uomo può essere capace. Ecco perché uno spartiacco fortissimo, al punto tale, quello che sto dicendo, che causò un'espressione di un mafioso, questo lo si ricava da un'intercettazione telefonica, che dottor Ruina disse: Giovanni Paolo II ha fatto una sbrasata, è andato fuori. È andato oltre. Dobbiamo ricordarci che dopo quel grido avvennero dei fatti eclatanti fuori dalla Sicilia, cosa che lui avrebbe voluto fare in Sicilia, ma il governo della mafia disse a Totò Riina: falli, ma non in Sicilia. Nel 96, subito dopo la guarigione miracolosa, subito scrissi a Canicattì, al santuario di Madonna dell'Aiuto che trovai, e poi loro diedero al vescovo di Agrigento di allora, Monsignor Carmelo Ferraro, e fui invitata là anche dai genitori di Rosario e portai testimonianza e consegnai le prime carte, già le carte ospedaliere e tutto, e la dichiarazione nelle mani di Monsignor Ferraro. Poi subentrò più avanti il cardinale Montenegro, e allora mi richiese queste carte ufficialmente, e allora mandai un'altra volta tutto a lui. Sappiamo di tante cose perché questo però è il miracolo che ha fatto partire la causa di beatificazione di questi. Siamo contenti anche per avere portato questo piccolo conforto ai genitori. San Tommaso, già 8 secoli addietro, aveva detto che si può morire per la giustizia, ma perché uno possa essere ritenuto
un martire, una giustizia esercitata per amore di Cristo. A noi importa adesso che sono, diciamo, l'ultima parte della nostra vita terrena, portare questa testimonianza, questa piccola testimonianza, questa piccola fiammella da tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Un giorno si è presentata qua insieme ad Andrea, che è un ragazzo che lei ha adottato. Mi ha raccontato delle cose della sua vita. Mi ha impressionato la sua disponibilità nei confronti di tutti e soprattutto nei confronti di questi ragazzi che, insomma, se non fosse per lei sarebbero rimasti magari negli istituti dove probabilmente qualcuno li ha lasciati, ecco. Ecco cosa scriveva il giudice Livatino: la giustizia è necessaria ma non sufficiente e può e deve essere superata dalla legge della carità. E ancora, quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili.